proprio qualche settimana fa, prima di venire qui ad Hong Kong, mi è capitato di vedere, di documentarmi, di leggere e soprattutto vedere le fotografie di un grande fotografo del passato, uno dei più grandi, ed è Fan Ho. Oggi mi trovo ad Hong Kong e come non fare un video proprio su questo grandissimo fotografo di Hong Kong, dato che sono qui, sto facendo un viaggio qui ad Hong Kong, quindi mi piaceva proprio raccontarvi la vita di questo fotografo e cosa mi piace di lui e il suo approccio alla fotografia di strada. Ciao ragazzi, come state? Io sono Walter Stolfi e benvenuti in questo nuovo video. Fan Ho, quindi un fotografo eccezionale, strepitoso. Allora, ti dico dei brevi cenni biografici. Diciamo così, allora, Fan Ho, sì, è di Hong Kong, però è nato a Shanghai. Con la sua famiglia è nata a Shanghai, i suoi genitori erano dei commercianti, quindi la sua famiglia era benestante perché avevano una ricca attività, sì, di commercianti. E poi cosa è successo? Negli anni, lui è nato nel 1930, se non mi sbaglio, dopo pochi anni scoppia la guerra, insomma devono scappare via da Shanghai per trovare un'opportunità migliore di vita. E cosa fanno? Si trasferiscono da Shanghai insieme a tutta la famiglia, si trasferiscono qui, prima a Macao, che è qui vicino, e poi successivamente, dopo un annetto, due anni, qui ad Hong Kong, dove vive praticamente. Una volta che si trasferisce ad Hong Kong, inizia fin da subito da bambino, dopo che il papà gli regala una macchina fotografica, una Rolleiflex, inizia a fare le prime fotografie. Inizia subito questo approccio alla fotografia molto intimo. Se sai qualcosa di Fan Ho, vedrai il suo approccio alla fotografia, che è completamente diverso da tutti gli street photographer o fotografi di strada. E ha un approccio molto personale, un approccio molto artistico, soprattutto molto artistico. Cerca di comporre, ecco, le sue composizioni nella fotografia sono qualcosa di strepitoso. Gioca sempre con le linee, le geometrie, l'ambiente urbano e racconta in maniera poetica e documentaristica la vita di Hong Kong. Perché faccio questo video? Certo, sì, sono ad Hong Kong, quindi Fan Ho era di Hong Kong e ho cercato di mettere insieme questi due elementi per raccontarti la fotografia di questo fotografo. Però non è solo questo, non voglio solo raccontarti la storia di Fan Ho. Voglio anche farti capire perché faccio questo video, soprattutto per darti ispirazione, per darmi ispirazione e per cercare di capire, di leggere e di raccontare la strada in un altro modo, ok? Fan Ho era un maestro nel fermare la vita, fermare quell'attimo che ti rapisce, che ti racconta un qualcosa, che ti racconta una poesia, che ti racconta la vita di strada. Ecco, per me è un'ispirazione, una delle più grandi, perché le sue fotografie sono molto diverse, come ho detto prima, rispetto a tutti gli altri fotografi di strada. Lui ha un approccio molto personale, ecco. E proprio in questo video voglio proprio farti arrivare questa sua arte, quindi darti ispirazione, ok? Prima di tutto, Fan Ho era il maestro delle luci e delle ombre. Lui raccontava Hong Kong con questo contrasto tra luci e ombre, quindi delle luci che filtravano da delle scale, da dei vetri, insomma, cercava di
di fare le sue fotografie in questo modo, quindi contrasti con luce e ombre. Diciamo che oggi non è la giornata ideale per ricreare quel tipo di fotografie, perché oggi è tutto grigio, però volevo fare anch'io quel tipo di fotografie. Magari nei prossimi giorni cercherò di fare qualcosa del genere, però non soltanto in questo momento. Cercherò di applicare questo approccio alla fotografia come fanno nei miei prossimi viaggi, nelle mie prossime fotografie, perché voglio quel tipo di fotografie, voglio una fotografia un po' più minimale anche, ok, in quel senso. I suoi luoghi dove andava a fare fotografie non erano nel centro città, dove la vita era caotica. Lui cercava sempre dei luoghi, dei posti un po' più isolati, ok, dove c'era la vita un po' più vera, dove poteva ricreare questo minimalismo attraverso le luci e le ombre. Oggi è un ho 1 era profondamente interessato alla condizione umana e le sue fotografie raccontano le storie delle persone di Hong Kong con una sensibilità ed un'intimità uniche. Quindi nonostante Fano avesse questo approccio molto minimale alla fotografia, lui aveva questo approccio molto intimo nella vita di Hong Kong. Quindi faceva anche un certo tipo di fotografia molto personale, e camminando tra le strade di Hong Kong anch'io ho avuto questo approccio, perché è impossibile non averlo, è impossibile non fare un determinato tipo di fotografia quando sei qui, perché la vita è molto particolare. Quindi ho cercato anch'io di tenere questo tipo di approccio, di raccontare come si svolge la vita qui ad Hong Kong. Quindi attraverso le mie fotografie ho cercato di ricreare questa cosa, quindi raccontare come le persone lavorano, come le persone sono in giro, soprattutto nel quartiere di Shongwan, spero di averlo detto bene, che è il quartiere storico di Hong Kong, ok? Dove ci troviamo oggi siamo un po' più spostati, però questo è il quartiere, e dove puoi vedere la vecchia Hong Kong, ok? Stamattina abbiamo fatto un'intervista ad una ragazza che ci ha raccontato come quella struttura dove fa attività era una delle abitazioni storiche di Hong Kong e come erano costruite le abitazioni in quel senso. Quindi la vita in questo quartiere è ancora più o meno rimasta come all'epoca, perché ci sono ancora dei negozietti simili, ok? Quindi il mio approccio alla fotografia in questo quartiere è in questo modo, quindi raccontare l'intimità, diciamo così, delle persone. Ti ricordo che se vuoi approfondire l'arte della fotografia o della street photography, nel link in descrizione a questo video troverai l'accesso ai miei corsi. Quindi se vuoi un corso di fotografia base, quindi con le fondamenta della fotografia o della street photography, troverai il link in descrizione. Inoltre, sempre sul mio sito, troverai una serie di risorse gratuite sempre che riguardano il mondo della fotografia. And so, let's say, globalization mm-hmm. had a really big part, like yeah. in every part of the world, yeah. but especially in Hong Kong, I can see like a lot of Mexer also because of mm-hmm. like the, it was a British colony. Yeah. And so what you see like the present and the next few years of yeah. Hong Kong, like a young girl that like want to do something yeah. for her community, yeah. You see like there's a bright future, there's something positive mm-hmm. happening. I think in these few years, there are a lot more people who are coming out to do things for the city, that's for sure. And I think that is a very beautiful thing. And I think you don't see as many initiatives or organizations before. So I think in this sense, it's really nice. And also even if it's super globalized, you can, the beauty I think of the city is you can still find very local side of it.
So even if you see a lot of international expats and big companies, you, when you look, go into the streets and the alleys, you still see like all these small stores. And so I think, I don't know how, but the city has been able to keep all these traditions beautifully. So I'm quite confident about that part. And I'm also quite positive about, you know, just more people coming out and do things for the community. Un altro tema molto caro a Fan O era questo contrasto tra il moderno e il tradizionale, quindi il moderno e l'antico. E l'antico, soprattutto nei suoi anni, insomma, in cui ha documentato Hong Kong, quindi fine degli anni 40, anni 50, anni 60, è riuscito proprio a fare questa cosa, è riuscito a documentare questo contrasto tra una metropoli tradizionale ad una metropoli moderna, perché proprio in quegli anni c'è stata questa transizione qui ad Hong Kong. Quindi Hong Kong è passata da una città tradizionale ad una metropoli moderna. Proprio in quegli anni Fan O è riuscito a documentare questa cosa. Oggi diciamo che in tradizionale c'è poco, non c'è tantissimo, è rimasto poco, però si riescono comunque a vedere questi contrasti. Come si vedono questi contrasti qui oggi ad Hong Kong? Si vedono nei ceti, quindi c'è il ceto ricco e un ceto di povertà, diciamo così. Quindi c'è molto questo contrasto. Oggi ad Hong Kong c'è questa cosa. A livello di architettura c'è qualcosina che ricorda l'antico, ma come ho detto prima non c'è questa enorme differenza, ok? Quindi anche questa cosa è un'altra cosa che si può fare quando sei in strada a fotografare, ok? Quindi cercare sempre dei contrasti, perché in fotografia ti danno carattere alla foto, ti raccontano qualcosa in più. Quindi oggi, diciamo, in questo viaggio che sto facendo a Hong Kong, sto cercando anche di documentare questi contrasti che ci sono in questa città. Voglio concludere questo video dicendoti anche questa cosa. Sì, Fan O era un fotografo, ma è stato anche un grande regista. Anzi, ti consiglio di guardare dei suoi film per farti capire anche il suo approccio nel cinema, come guardava, come raccontava le storie attraverso il cinema. E quindi Fan O per me è tuttora una delle mie più grandi ispirazioni a livello fotografico, e soprattutto ha lasciato un'impronta indelebile nel campo del cinema e della fotografia. Quindi questo video, certo, è per raccontarti di questo grande personaggio di Fan O, ma anche per ispirarti, ok? E per cercare di, come ho detto durante questo video, per cercarti di avere un approccio diverso alla fotografia di strada, ok? Guardare la fotografia di strada anche sotto forma di arte, fondamentalmente, ok? Spero che questo video ti sia stato utile, un video diverso dal solito, io non ho mai raccontato fotografi del passato, spero che ti sia piaciuto, spero che ti sia stato utile e come al solito ti ricordo di iscriverti al canale per supportarmi qui su YouTube e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.